Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale Zo Players. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con The Medium. Ok ragazzi, siamo al di là dello specchio, quindi realtà spiritica, però abbiamo un obiettivo ben preciso: riuscire a raggiungere e recuperare le tenaglie. Tanto qua ci sono delle urla abbastanza preoccupanti. Sembra di essere finiti all'inferno qua, raga. What's happening? No! No, please, mommy! Aia. È uno di quei bambini che hanno bullizzato una certa Lily. Proviamo qua a destra, raga. A destra si va da qualche parte. A sinistra invece? Oh God. What happened to you? Aia. Che roba è? Wait. I know you. You were that boy. Bernard, was it? Bernard. He was trapped there, just like I was. I knew his name, but somehow that wasn't enough to send him away. It was like a part of him was missing. Ok. Forse possiamo utilizzare il rasoio? No. Seleziona un oggetto, non possiamo selezionare altri oggetti, quindi manca qualcosa qua. Tipo la faccia. Una di quelle maschere che... Segui la scia dello spirito. Ok. Manda via l'anima di Bernard. Dobbiamo recuperare, mi sa, tanto la maschera. Tipo una di quelle maschere che indossava sia Jack che Tristezza. Aia. C'è qualcosa qua a destra. Però per il momento andiamo avanti di qua. Seguiamo lo spirito come ci è stato suggerito, raga. Possiamo utilizzare il rasoio tranquillamente. Abbiamo le falene, quindi a destra molto probabilmente, ragazzi, recuperiamo delle fonti di luce spiritica. Credo si dica così, luce spiritica. Vabbè, comunque quelle cazzo di luci che ci tengono lontane le falene di merda. C'è un altro specchio. Luce spirituale, non spiritica. Forse da qua ritorniamo nella realtà oggettiva, però a noi non ci interessa per il momento. Anche se voglio provare, perché sono curioso come la merda. Ok, ecco a cosa serve la statuetta del gatto, a passare in quest'altra dimensione. Ora, lo spirito è andato di qua, quindi noi sfruttiamo questo potere qua. Eccolo lì, la maschera. This was yours. Wasn't it, Bernard? Dai. It's about time you got it back. Ok. Perfetto, abbiamo recuperato. Trovo un modo per entrare nella sala ricreativa. Prendi le tronchesi e manda via l'anima di Bernard. Abbiamo trovato la maschera. Quello che sospettavo era corretto, ragazzi. Però, c'è un però. Lo spettro continua di qua? No, non di qua. Non, cioè, pensavo che andasse a sinistra, invece no. Un attimo, raga. Cos'è questa roba? All these people, they weren't just killed. Their spirits were ripped apart. Okay. Broken beyond repair. Quindi, Maybe I can find the one Bernard's missing. I need to look around. Vabbè, abbiamo già recuperato, zia. Ok. Quindi praticamente gli spiriti sono stati fatti a pezzi. Al corpo di Bernard, allo spirito di Bernard manca questa maschera qua per poter essere liberato. Ok. Proviamo. I'm sorry you had to go through all this. It's time for you to find peace. Bernard. Thank you. Ok. Ci ha rilasciato un altro di quei gatti. Ah. It kind of looks like the one I used to get through the mirror. Feels like it too. Ok, con questo gatto qua torniamo probabilmente alla realtà oggettiva. No. Ma porca fottuta. Stay with me. Stay. No, vabbè ragazzi, tutto finisce in me. RT, abbiamo ancora la possibilità di scacciarlo. Ok. Bella
Please, let this work. Hey, that's where those bolt cutters are. So close, and yet so in a different reality. Momento. Eccole lì. Però non le possiamo raggiungere. Peccato, peccato. Va bene. Con quel gatto riusciamo a riattraversare lo specchio, probabilmente. Ok. Proviamo, ragazzi. Non vedo altre vie, altre possibilità. Ma siamo da tutt'altra parte, o sbaglio, ragazzi? Giusto? Allora, c'è una via lì, però diamo un'occhiata a questo spogliatoio. Niente di che. Faccio una piccola prova, ragazzi, per capire se quei gatti lì sono a consumo. No. Ok, basta. Mi sa che sono a consumo. Quindi ogni volta per riuscire a oltrepassare lo specchio vanno ritrovati, probabilmente. Cazzo. What? No! No! Where are you, little girl? Per trattenere il respiro. Where is she? Ready or not, here I come! Cazzo. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Bello. I couldn't believe it. That thing could travel between worlds. There was no escaping it. Ok, allora, in questo caso qua, riepiloghiamo un attimo. Cos'è successo? Fauci può interagire nel mondo oggettivo. L'unico modo per non farci beccare è nasconderci e trattenere il respiro. Quindi è una minaccia anche nella realtà. Bello. D'accordo, andiamo avanti. Oltretutto ci ha aperto anche una via. Eccole lì, le tronchesi. There's those bolt cutters again. Gotta be a way to reach them. E quale può essere l'altro modo? Examination room, ambulatorio. Vabbè, stanza degli esami. Va bene, attraversiamo questa porta qua. Ci ha aperto la via Fauci. Great. Another mirror. Ottimo. Probabilmente tramite questo specchio qua riusciamo a... Locked. Bella lì. Telefono, voglio esaminare un po' prima tutto quanto, ragazzi. Ok. New details have emerged. The situation may be more complicated than we expected. No time to explain. You'll get the full report once I get back. Just leave it to me, comrade. Very meticulous of you, comrade. Ok. Abbiamo ascoltato l'eco. Ora, c'è dell'altro? No, non mi pare. Possiamo attraversare lo specchio. No, lo specchio, zia. Di qua. Ok, siamo tornati nel mondo spirituale. Merda, brucia. Con calma. Oh no, there's more. Ok, dobbiamo riliberare altri poveri disgraziati, ragazzi. Allora, diamo un'occhiata. What has it done to you? Partiamo con questo, vediamo. Just like Bernard. Se no, li attiviamo tutti e due, no raga. Names, no faces, no way to help them. Non ho modo di aiutarli. Vabbè. Mandavi le anime delle altre vittime. D'accordo. Secondo me non è propriamente d'accordo Fauci, raga. Sì, è qua per forza lo stronzo. Allora, un attimo, raga. Diamo un'occhiata di qua. Non posso correre. Però possiamo salire. Ok. Dobbiamo recuperare le maschere.
What are you? Stop! Aia. Lo stanno torturando, raga. Ora. Di qua abbiamo una maschera. This is it. This is where he died. Ok, e una l'abbiamo recuperata. Ok, I still need his name. If only I could see the other side of this place. L'altro lato di questo posto, cioè. Però un attimo, raga, diamo un'occhiata a tutto. Dunque, dobbiamo recuperare queste maledette maschere per liberare questi poveri disgraziati. Qua non c'è niente. Ci ha aperto una via. Però teoricamente dovrebbe esserci anche un altro spettro. Cazzo, ci sono delle mani lassù, raga. Ok. Che posto è sto qua, ragazzi? Mi sa tanto d'inferno proprio. Sì, sicuramente questo è tipo una versione dell'inferno. Ma in questo tavolino qua non c'è niente che ci può tornare utile? No, niente. Possiamo riuscire. Ok. Forse devo investigare sui nomi. Some sort of a conference room. Sala conferenze. Allora, diamo un'occhiatina un po' meglio. Sento qualcosa. Un altro telefono. Andiamo con l'intuizione. I gotta go. The voting's about to start. You know what they say, if you're early, you're on time. No, I mean right now. I can hear them gathering across the hallway. Yeah, yeah, I'll let you know how it went. That voice. That's the guy. Ok. Allora, un momento, raga. Voglio vedere un attimino meglio da sto lato. Non c'è niente. Ok. Credo di poter utilizzare lo stesso specchio per tornare indietro. Allora, questa porta è chiusa, non ci possiamo neanche interagire. Cos'è, una coltivazione abusiva? An attendance list. Elenco delle presenze. Ottimo. I'll bet the name I'm looking for is here on this page. But which one is it? Leggi. Moderatore, vabbè, presente, ma assente, è assente. Due sono assenti, giusto? Lutek e Barika. Potrebbero essere questi due qua. Ma possiamo esaminare le varie sedie. A 07. Un attimo. Senza stare a guardarle tutte. Allora, ci interessa la prima e la 3. Quindi la prima e la 3 magari sono di qua. La 2. Quindi di qua abbiamo la 3. La prima. Ma non, non fa niente. Tocca ispezionarle tutte, raga. Ce ne rimaneva, mi pare, un'altra da questo lato. Sento anche delle voci, quindi mi sa che con le sedie non ci facciamo una mazza. Però tanto ci siamo, manca l'ultima. No, non ci si fa una mazza qua. Via. Cosa c'è? I can't believe they sat me across from Boris. I don't care whose nephew he is. He's just a sexist pig for all I care. And late, as always. Ok, davanti a Boris.
Quindi dobbiamo andare a ricontrollare un attimo la lista, praticamente. Davanti a Boris. Boris, che numero era? Allora, Boris, non lo leggo, eccolo lì, il 9. Quindi davanti al 9 è il... sti cazzi, boh. Dipende come sono disposte le sedie. Ah, però posso analizzarlo. Boris. That's the guy he was talking about. Seat number 9. Posto numero 9. No, that's not it. Vabbè, devo riguardarle tutte, raga, non mi ricordo più che cazzo era. Il 9. Però era dall'altro lato perché c'era il 7. Ok, forse questo qua. Ok, so this is Boris's seat. So the one I'm looking for is... è quello davanti, davanti a Boris, quindi questa qui che abbiamo appena esaminato. La prima. This is it. The man I'm looking for. This is where he died. È morto qui, quindi quello che ci rimane da fare, raga, è andare a riesaminare la lista. Quindi posto numero 4. Numero 4. That's it. Nicholas. Nicholas. Okay, Nick. Let's get you out of here. Ok, in questa maniera qua abbiamo individuato il nome di uno di quei poveri disgraziati. Va bene. Di quelle anime perdute. Dunque, si torna indietro. Dove cazzo era la... Zitta. No, non lo puoi sentire il respiro perché sono pensi. Ma ci ha visto? Sì, ci ha visto alla grande, cazzo. Allora, oltre a trattenere il respiro, dobbiamo, vaffanculo, nasconderci. Ma io non capivo da dove cazzo arrivava. Ok, allora, ripetiamo il tutto. Adesso lo stronzo risalta fuori. Tieni sto cazzo di respiro, stronza. Dimmi che posso uscire da qua. Ok. Uff. Per ora ci siamo. Allora, veloci, veloci, veloci. Sgambettiamo il più velocemente possibile da sto cazzo di posto. Devo tornare giù. Mi sento un po' più sicuro in questo caso, anche perché abbiamo l'energia spirituale lì, spiritica,
a pieno carico, quindi possiamo sfruttarla nel caso in cui ci attacchi lo stronzo di Fauci. Ora. No, vedi che sono un coglione. Ho sbagliato il tasto. Qual è dei due? Dovrebbe essere sto qua. No, questo con quello a quale possiamo interagire. Ok. Time for you to get some rest. You've earned it, Nicholas. Thank you, madam. Non è andato. Ok. One down, one to go. Better get to it. Tocca al signore qua che... Momento, perché mi dà la... Just a bit longer. I'll get you out, I promise. Ok. Ci passa da sto lato. Allora... un altro specchio. Ma mi dà... Ok. Nothing here. At least not in this world. Diamo un'occhiata. Allora, infermiera cattiva. Ok. Ma siamo tornati di qua. Per quale motivo? Un attimo, ragazzi, non mi torna. Non mi torna. Non è che devo esaminare. Ah, c'è dell'altro qua. There we go. Però quando siamo passati prima qua vicino non c'era, raga. Va bene. Evidentemente me l'ha spawnato, comunque mi ha dato la possibilità di individuarla solo facendo certe determinate azioni. Un momento, ho visto qualcosa. Stavo andando dal lato sbagliato, raga. Sempre dritti. Eccolo lì lo specchio. Ok, non si può passare. Dobbiamo ritornare nel mondo degli spettri. Ok. Per il momento non sento quello stronzo del demone, raga, quindi andiamo tranquilli. Si va di lato. Ambientazione, ragazzi, è veramente bella, è suggestiva e ti prende parecchio. Bello questo frangente di gameplay, mi piace. Ditemi anche la vostra naturalmente nei commenti, raga, cosa ne pensate, come il titolo, se vi sembra un buon titolo, una buona esclusiva, ma secondo me assolutamente. Per il momento lo vedo positiva la cosa. Niente, un altro blocco, quindi dobbiamo tornare dall'altro lato. Ok. Giù di qua? Sì. Siamo bloccati di nuovo. Cazzarola. Quindi... vediamo se riusciamo a... ha salvato. Non mi piace la cosa, perché ha salvato? Dai, zia. Ok. Studiato molto bello lo stesso.
Ok, veloce, 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 perché fa il giro in tondo. Mi sa che ci ha beccato. Ok. Abbastanza inquietante, Fauci. I'm getting close. That woman was here. Ok. È stata qui la signorina, la cattiva infermiera, da quello che abbiamo capito, possibile? Oh. She was a ballerina? No, ho sbagliato. Non era lei. This room has guy written all over it in big sloppy letters. Abbiamo un'occhiata con intuizione, ma niente. Nice card. Was Vivian one of your stars? Leggi. Eugene Denisque, l'agente delle stelle. C'è anche qualcosa qua. Vediamo un attimo. Vai con l'eco. Okay, last one. I can barely feel my wrist. I don't care. I just want to go to bed. I need to be alone. Ok. C'è ancora parecchia roba da ispezionare. Vivian? Just Vivian? Vivian? No. Probably just a stage name. The artist formerly known as Vivian. Dobbiamo cercare il suo nome originale, non il nome d'arte. There. That's her room. Ok. Someone couldn't even let her have her privacy. Eh no, la spiavano. That name, it's everywhere. But that wasn't the real you. Yeah, this wasn't her room. I'm guessing her manager's? Manager spione, abbastanza viscido. Ok, si ritorna nel mondo d'oltretomba. Ora, dove si è andata Vivian? Di qua. Forse di qua. This is where it happened. Of all the places. Ok, recuperiamo. You? What are you? No! Get out! Ah! No! No, not pleasant. Not pleasant at all. Ma perché si muove da solo l'analogico? Vabbè. And still no name. There's gotta be something. Per il momento non abbiamo ancora capito chi è questa qua, ragazzi. Però abbiamo recuperato la maschera. Possiamo entrare nella stanza. Ok. Let's find out who you really were, Vivian. Allora. Oh, forse qua c'è scritto, registro. A page was torn out. I can't make out the numbers. Vediamo un attimo. Non ho niente. Forse ci serve tipo una penna per individuare cosa c'era scritto nella pagina strappata. Tipo il gioco della mina, che passandola leggermente scopriamo quello che c'era scritto sopra nella pagina sottostante. I guess one of these names belongs to your true self. But which one is it? Io punto su Ellie. Possiamo esaminarlo sto collare così? No. Niente di importante. Partial numbers. One of these must have meant something to her. Ok, vabbè, abbiamo recuperato il pezzo della pagina, ho sbagliato. Intuizione un po' troppo da detective. Inseriamo la pagina there. Mancante. A bunch of numbers, some would say. But I sensed there was a lot more to them. Nasconde parecchie cose, vediamo un attimo.
Hello? Oh, hey. Are they asleep? It's fine. I know you're busy. I'm busy too. Yeah, it's tomorrow. The big day. Yep. Thanks. I'll see you home. Kiss them for me, okay? Not exactly a hotbed of passion. Ok, proviamo direttamente sul numero. Oh my god, Ellie! I thought you were... No, no, I'm really happy to hear from you. Why didn't you call sooner? You did? But... Eugene, that slippery son of a bitch. Ellie. She was very special to her. You don't need to be a medium to see it. So, if you were talking to Ellie, that means... Significa che ho sbagliato. Tori, it's you. The real you. That's your name. Okay. It made sense, really. A name is more than what everyone calls you. It's what you feel yourself to be. Quindi era Tori, io ho puntato su... su Ellie, ed Ellie era... l'amante? Quella con cui stava, l'amica? Comunque qualcuno o qualcuna a cui teneva tanto Tori. Ok, si torna indietro. Riuscirò a ritrovare la strada, ragazzi? Visto che sono uno che si perde abbastanza facilmente. I'm not gonna lie, it felt good putting that curse of mine to good use. Moments like that used to keep me going. Now, I'm not sure anymore. Ok. Acceleriamo, acceleriamo un po' il tutto, raga. Però, un attimo, io di qua non ho visto niente. Perché? Di solito sono curioso come la merda. Niente. Allora, di qua non si poteva passare, quindi torniamo indietro in maniera abnorme. Se non ricordo male, dritti di qua. Qua c'è lo specchio, ancora di nuovo da questo lato. Non mi ricordo più un cazzo, lo sapevo che mi perdevo, raga. No, ma non è di qua. Ma forse era proprio quello specchio lì, raga. Un momento. Sì, 99 su 100 era questo specchio qua. Sì, ci siamo. Eccoci qua. Beh, è stato più facile del previsto. Non mi son perso, dai. È già qualcosa. It's okay. You can be free now, Tori. Thank you. Thank you. Non c'è di che, signorina ballerina. You did it, Marianne. Sent them away. To a better place, I hope. Hell. Anywhere is better than here. Abbiamo mandato via le anime delle altre vittime. Comunque è stata un po' egoistica la cosa, anche perché se non aprivamo questo passaggio qua, non raggiungevamo le tronchesi. Will you just let me pick you up already? Un momento. Will you just let me pick you up already? Eh no. Però abbiamo aperto sta via qua. Potrebbe essere una soluzione. Bypassiamo il tutto. Una bella lettera. Ok, una ragazza tranquilla. Leggiamo. Il comportamento del signor Rekzovic è assurdo. Sono un'infermiera, non una bambinaia. Capisco che gli serve qualcuno che la tenga d'occhio, ma ho già il mio bel da fare. Anche se ignorassi tutti i miei altri doveri, devo sempre prendermi cura del povero signor Tarkzowski. In ogni caso provo a fare del mio meglio, almeno la ragazza è tranquilla, sta quasi sempre sulle sue, ama parlare con gli amici immaginari, ma credo che sia normale la sua età. A volte sento che porta avanti intere conversazioni e giurerei di aver sentito le voci di due persone diverse. Ad avere un gran talento, deve essere di famiglia. Ok. Lì c'è lo specchio da dove siamo arrivati.
qua? This is where it started. Baccaio. No. No good. I'd never felt darkness like that before. That thing had been there. It was where it made its first kill. Where it tasted death. And liked it. Ok. Io sento delle voci. Cioè, nel gioco, raga, non... Occhi spenti. Allora, leggiamo anche questo. Il mio povero signor Tarkovsky. Che ti è successo? Abbiamo i risultati dei test. Non ci sono segni di danni al cervello o demenza. Eppure, guardi i tuoi occhi vuoti e tristi e ho questa orribile sensazione che non ci sia nessuno a ricambiare lo sguardo. Non temere, amore mio. Mi prenderò cura di te, a qualunque costo. Mi assicurerò che tu sia il più felice possibile. 450 mg di venlafaxina. Ti tireremo su. Sì, droghiamolo, tanto cazzo ce ne frega. Ok, ecco qua. Hello, my love. It's your favorite nurse. Are you in there? Even the speck that you left. Aia, I che hope stronza. So. Because I want you to feel everything. The nurse. It got to her first. But why? Ok. Parecchio pesante la cosa. Allora ragazzi, momento, torno due secondi indietro perché... Perché voglio vedere di qua. Aspetta, c'era qualcosa? Le tronchesi, raga. Yes, fucking finally. Time to get back to the day room. E come cazzo ci torno alla sala ricreativa io, raga? Che merda se lo ricorda il giro che devo fare. Entra nella sala ricreativa. Arrivarci. Arrivarci. Come minimo sbuca lo stronzo ora. Vabbè, intanto possiamo rompere questo. Forse LT più RT per tagliare la catena. Premi brevemente? Cosa vuol dire? Forse ripetutamente. So worth it. I love you, bolt cutters. Ok. Di qua forse riusciamo a tagliare il tutto. Tocca tornare in basso usando l'ascensore? No. Ok. Vai con le tronchesi. Kinda sounds like a spy name. Cutters. Bolt cutters. Ok. Allora, raga. Or a movie star, like in a movie you don't use your real name for. Yeah. Siamo su in alto dove... Dove c'era la piscina, ragazzi. Ma io aprirei tutte le vie, arrivati a sti punti, così almeno... Riusciamo a raggiungerla prima, forse. Non di qua. Ok. Comunque potevamo utilizzare uno specchio lì, eh. Molto probabilmente ci tocca buttarci di qua, raga. No. E invece no. Vabbè, io ho aperto tutto. Potrebbe tornare utile in seguito. Un attimo. Chiusa. Io lo sapevo che mi perdevo, ragazzi. Porca Eva.
Allora, facciamo mente locale. Però c'è poco da far mente locale qua. L'ascensore qua non funziona. Di qua non c'è niente. L'unica cosa che mi viene in mente è lo specchio, ragazzi. Oh, boh. Altro non saprei, ma non me lo fa utilizzare, quindi non è questa la soluzione. No. Ma fammi ragionare, ma perché mi ha fatto aprire qua se in realtà... perché c'era questo passaggio, sono veramente ciecato. Va bene. Ok, Marianne. Let's see what sadness wanted me to see. Occhiatina. Hope she's all right. Occhiatina alla registrazione, ragazzi, apriamo giusto la sala ricreativa, che non mi ricordo dove cazzo sta. Un attimo, è questa? È una lettera che ci siamo persi. Leggiamo. Continua a vederlo nei sogni, l'altro posto. Polvere e morte a perdita d'occhio. Una sensazione di vuoto che mi ha dilaniato l'anima. Mi sveglio tossendo, sento la polvere che mi brucia i polmoni, prego che smetta. Lui dice che non si può evitare, ma d'altra parte non può dire altrimenti. Ok. Eccola qua, sala ricreativa. D'accordo, raga, aprendo questa dovrebbe salvarmi. All right. Here we go. Andiamo. Barchiamo la soglia, vediamo un attimo. Non mi ha salvato. D'accordo, raga, io mi stoppo qua anche se non ha salvato, poi magari mi ha salvato poco prima di questa sezione qua, quindi ci ritorno nel prossimo episodio e ripartiamo da qua. Abbiamo salvato, anzi liberato qualche spirito, recuperato i tronchesi e nel prossimo episodio naturalmente andremo a vedere cosa tristezza voleva mostrarci. D'accordo, ragazzi, per il momento è tutto, come al solito. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividete, ci vediamo al prossimo video. Ciao!